Salve a tutti e bentornati nel nostro canale. Come ogni sabato affrontiamo un argomento di andrologia. L'articolo di oggi su Tag Medicina, che potete trovare poi il link in fondo alla descrizione del video, riguarda un aspetto dell'infertilità maschile, ossia la possibilità di crioconservare il liquido seminale. Effettivamente l'articolo era dedicato a una parte statistica, cioè voleva verificare quanto poi del liquido seminale crioconservato venisse utilizzato successivamente dalle coppie che lo avevano conservato. E i risultati, diciamo, buoni di questo studio si è visto come in effetti molte coppie in cui l'uomo, il maschio, era stato sottoposto a trattamento chemioterapico, aveva poi raggiunto la paternità, la maternità, la genitorialità senza utilizzare il liquido crioconservato. E questo quindi lo scopo di questo studio era dare un input, quindi una speranza obiettiva e verificata di come la spermatogenesi possa effettivamente recuperarsi dopo circa 2 anni da trattamenti chemioterapici aggressivi. Io però vorrei fare appunto un passo indietro, non vorrei andare così nel tecnico, pur mandando segnali e messaggi chiaramente positivi. Volevo soffermarmi sulla possibilità che esiste appunto di crioconservare il liquido seminale nella banca del seme quando i parametri del nostro liquido seminale iniziano drasticamente a crollare. Chiaramente il paziente sottoposto a chemioterapia per, ad esempio, spesso tumore al testicolo è chiaramente consapevole, viene avvisato dall'equipe che lo segue di questa necessità. Ma ci sono dei casi in cui lo spermiogramma di un uomo, per motivi anche non sempre verificabili o individuabili, inizia in maniera anche vertiginosa a crollare, a ridursi. Abbiamo dei quadri di riduzione della fertilità quasi immediati. Allora, il messaggio che volevo mandare alla coppia e al medico che segue questi pazienti di tenere in considerazione la possibilità della crioconservazione. Se il paziente dovesse andare per motivi X incontra un quadro di gravissima oligoastenozoospermia o azoospermia, aver crioconservato il liquido seminale dà comunque la sicurezza di poter tentare la gravidanza, magari con tecniche assistite, ma chiaramente non ci lascia spiazzati dall'assenza totale di spermatozoi e dalla impossibilità di recuperarli. Quindi l'obiettivo del nostro articolo era far conoscere a tutti la possibilità che esiste oggigiorno della crioconservazione, si conserva il proprio liquido seminale nella banca del seme. I costi personalmente non li conosco, ma qualche centinaio di euro all'anno, non in maniera, non, diciamo così, impegnativa o esagerata, ma permette di mantenere la potenzialità di una gravidanza, anzi anche in casi estremi. E con questo vi saluto e affrontiamo tutti gli argomenti. Questo di oggi è un po' particolare, ma dobbiamo conoscere tutti gli aspetti e le possibilità terapeutiche o conservative che esistono anche in andrologia. Vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo al prossimo video.